Ciao a tutti, io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Sono rientrata con una buona, buonissima ricetta, goduriosa, gustosa, facile da ottenere e anche nei brevi tempi, insomma. Allora, questa è una di quelle ricette che io trasformo da normale a chetogenica. Quindi, la nostra crema di fragole fatta con i fragoloni, perché lo sanno tutti che io adoro le fragole, quindi appena arrivano le compro. Ovviamente ce ne sono di migliori sul mercato, ma questo ho trovato e questo utilizzo per fare la marmellata di fragole aiosa che metto nel mio yogurt ogni mattina, oppure le utilizzo per fare delle farciture, insomma tante cose. Ho fatto anche la mia bella marmellatina, eccola qui, adesso ve la faccio vedere. Semplice da fare, infatti ho inserito un tip all'interno della video ricetta, proprio perché è semplice da fare e ve l'ho voluto dimostrare per l'ennesima volta. E questa è la mia bella crema di fragole. Poi ve ne farò anche un'altra, crema di cioccolato, crema di caffè, deliziosa. Il punto principale è uno solo: chetogenico, senza zucchero, grassi buoni a media catena, panna senza conservanti e facile da fare anche per le più inesperte. Facile da fare. Quindi, cosa faccio? Vi invito a mettere un like se vi sarà piaciuta la ricetta. Vi invito a condividerla con le vostre amiche, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanellina, così sarete sempre al corrente quando inserisco una nuova video ricetta. E vi ringrazio innanzitutto perché mi seguite sempre, anche se sono stata assente un bel po' di tempo, e quindi vi saluto tutti con un baciotto saccaroso. Ciao, 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 a presto, grazie sempre, ciao. Prendiamo 500 g di fragole dopo averle lavate ben benino. Io utilizzo anche il bicarbonato, ma penso che anche il Napisan vada bene. Le facciamo a pezzettini piccoli piccoli. Ed eccoli qui, non sono minuscoli, sono giusti. Adesso prendiamo un altro ingrediente. Versiamo le fragole nella pentola e poi prendiamo la panna. Ovviamente io utilizzo sempre quella senza carreginina, senza conservanti, panna fresca senza zucchero, e lo versiamo nella pentola. Tre bustine sono pari a 750 ml di panna fresca. Aggiungiamo pure l'eritritolo. Ricetta pratica e veloce, non porterà via tempo. 150 g e la mettiamo sul fuoco. Allora, facciamo un attimo salire la temperatura. Poi la abbassiamo tutta e la lasciamo cuocere per un'ora, un'ora e mezza. Poi vi farò vedere. Intanto mischiamo un po'. Di solito io le fragole le trasformo in marmellata. Invece, dato che comunque questa panna ha una cottura lunga, le fragole si cuoceranno semplicemente insieme alla panna. Ok,
Facciamo sempre attenzione al fondo, non deve bruciare, altrimenti cambia sapore. A proposito, come sempre, il grado di dolcificazione lo deciderete voi, semplicemente voi. Per cui, se avete voglia di sentirne ancora di più di dolce, aggiungete tranquillamente le vostre belle goccine di tic, di stevia, quello che preferite, ok? L'importante è che sia a calorie zero. Intanto che la mia crema cuoce, io preparo un po' di marmellatina. Veloce, veloce, può servire per una buona guarnizione. Ho preso mezzo chilo di fragole ed eccole pronte a pezzettini. Ora mettiamo un po' di erythritolo e cucchiaio, niente di più e niente di meno. Ecco qui, un bel 100 grammi è più che sufficiente. Aggiungiamo qualche goccia di limone. Ho preso mezzo limone. È bello grande, ha abbastanza sugo. Piccolo trucchetto, qualche goccia di vaniglia, poco poco, e portiamo al fuoco. Intanto la nostra crema di fragole ha cominciato a bollire. Ho abbassato la fiamma e lascerò che continui a sobbollire col coperchio, tenendo tutto sotto controllo. Qui anche ci vuole una fiamma media, non bisogna mai eccedere. Ecco qui. Di riscaldare il fuoco e abbassiamo la fiamma. Ecco qua. Ecco che comincia a bollire, quindi lasciamo asciugare e poi abbassiamo la fiamma. Una mezz'oretta, di meno e non di più. E lo lasciamo bollire così lentamente per un'ora, fino a quando cambierà la densità. Mi raccomando sempre a non farlo attaccare sul fondo. Adesso che bolle con una costante di temperatura, tranquillamente ho tolto il coperchio per lasciare che si asciughi. Alla nostra marmellatina abbassiamo la temperatura e lasciamo che asciughi altri 10 minuti. Credo proprio che la nostra marmellatina sia pronta. Facciamo la prova del piatto? Facciamo la prova del piatto. Facciamo raffreddare.
per me va bene. È perfetta, gustosissima. Non scende, cioè scende poco, va benissimo. La lascio raffreddare nella padellina. La lascio raffreddare nella mia piccola bowl e tolgo la padellina di mezzo. Poi la passo in un barattolo, così la posso anche conservare nel congelatore. È bellissima, è bollente. Aspettiamo, un po' di pazienza. È trascorsa soltanto una mezz'oretta, voglio farvi vedere come comincia a densificare. Già è più compatta, ma ovviamente deve ridursi ancora. Quindi lasciamo che lo faccia e diamogli tutto il tempo. Il risultato ne varrà la pena l'attesa. Allora, è trascorsa un'ora e la nostra bella crema ha cambiato la densità. Ovviamente lo noteremo soltanto quando si sarà raffreddato. Quindi adesso spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. A più tardi. Eccolo, finalmente a temperatura ambiente. Voglio farvi notare com'è cremoso, senza aggiunta di xantano, senza aggiunta nient'altro. Adesso lo metto nei miei barattolini e me lo metto in frigo. Con questa crema posso fare di tutto, o un semplice dessert o una farcitura di una torta, di un dolce, quello che vi pare, perché è leggera, ve lo prometto, sarà così, è leggera, è gustosa, non fa male e poi per le quantità regolatevi voi. Come calcolo io i macronutrienti? Dal peso totale faccio una porzione minima di un cucchiaino, ogni cucchiaino è circa 10 grammi, una porzione, chiaro? E calcolo i macronutrienti per ogni 10 grammi. Benissimo, adesso vi faccio vedere come la conservo. I miei barattoli sono da 200 grammi, quindi io conservo nel barattolo. Ecco qua, lo metto in frigo, quello che utilizzerò per tutta la settimana. Gli altri barattoli li metterò tranquillamente nel mio congelatore. E posso fare anche un'altra cosa, posso mettere uno strato sopra della mia marmellatina che ho preparato proprio per l'occasione. Per renderlo ancora più delizioso faccio uno strato finale di marmellatina. Quindi nella crema ci sono i pezzi di fragola, la marmellatina sopra. E quando lo prendo le due cose insieme, è fantastico. L'assaggiamo. Delicatissimo e fantasticissimo. Faccio la solita ingorda? E con questo vi saluto. Con un baciotto saccaroso. Ho fatto un rientro alla grande, vero? Ciao!